John Born, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti al 21esimo episodio. Esattamente, infatti oggi andiamo a vedere il pagellone da 0 a 10 della 21esima giornata di Serie A. Vi chiedo di lasciare tantissimi mi piace qui sotto, ma veramente tantissimi. Raga, 10.000 mi piace, qualora volete, del pagellone da 0 a 10 del calciomercato italiano. Quindi mi raccomando, distruggetemi di like. Detto questo, oggi andiamo ad analizzare la 21esima giornata e quindi andiamo a prendere una squadra. Da noi il voto 0, poi voto 1, poi voto 2, poi voto 3, fino ad arrivare ovviamente a voto 10. Andiamo ovviamente partendo dal basso, perché altrimenti se no uccidiamo tutte le attese. Detto questo, invito ad iscrivervi al canale, a seguirmi tutti i miei social network, e quindi magari Instagram, e quindi magari lo stesso YouTube, il secondo canale in descrizione, TikTok, tutto in descrizione trovate. Io vi ringrazio e noi partiamo subito. Voto 0 al Torino distrutto. Ma ci credete che cosa significa perdere 0-7 davanti ai propri tifosi? Allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Grande Torino è stato tutto fuorché omaggiato, ragazzi. Il Torino ha perso malamente contro l'Atalanta, prendendo 7 reti. Pensate, tra l'altro, che fine primo tempo si trovavano 0-3 ed era veramente, veramente tanto. Però, ragazzi, 7-0 è qualcosa di veramente assurdo. Il Torino perde e si conferma essere una squadra la quale non si capisce cosa vuole fare da grande, perché settimana scorsa aveva perso a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma quella prima aveva vinto contro il Bologna, e quella prima ancora aveva vinto a Roma 0-2 contro la squadra giallorossa. Questa settimana, ragazzi, il Torino fa una figuraccia, perde in casa 0-7 e deve solamente vergognarsi. Voto 1 a Lecce, quasi in caduta libera. E pensare che inizialmente il Lecce era partito molto molto bene. Oggettivamente però, ragazzi, il Lecce è una squadra che non si comprende cosa voglia fare da grande. Questa settimana, nello scontro diretto, perché a inizio anno Verona-Lecce era uno scontro diretto, perdono per 3-0. Settimana scorsa, un po' a sorpresa, aveva bloccato l'Inter, però le troppe sconfitte maturate contro il Parma, contro l'Udinese per dirne due, ma anche in casa contro il Bologna, o perché no ancora 3-0 a Brescia, in questo momento penalizzano enormemente i salentini. Il Lecce si trova a più 1 sulla zona retrocessione, che è 15 punti. La cosa brutta è che 18, 19 e 20esima in classifica sono tutte a 15 punti. Il Lecce è a 16 e potrebbe trovarsi in zona rossa da un momento a un altro. Fra l'altro, non ci dimentichiamo, cosa ancora più importante, che settimana prossima ospiterà il Torino, che assolutamente vuole rifarsi dopo questa sconfitta pessima. Voto 2 al KO di una SPAL altalenante. Perché è vero che la SPAL si sta rialzando e sta pian piano abbandonando l'ultimo posto, un ultimo posto che ancora confeziona per differenza di 10 scontri diretti, 20esimo posto, ma a pari punti con le altre due, a meno 1 dal posto che garantirebbe la salvezza alla squadra di Ferrara. Questa settimana però la SPAL assolutamente doveva fare qualcosa di più, soprattutto quando va in vantaggio grazie a un calcio di rigore in casa contro il Bologna. Poi però si fanno ribaltare, sarà per Musabarro, sarà per l'autogol di Vicari. Fatto sta che la SPAL esce dallo stadio Paolo Mazza con 0 punti e non credo che i tifosi biancoazzurri siano poi così contenti. Voto 3 alla Juventus svuotata del San Paolo. La Juventus che appare, quella vista al San Paolo, è una Juventus vuota, svuotata, una Juventus in cui Matuidi non ci azzecca nulla, una Juventus che sembra non abbia voglia di giocare, forse stanca, forse dopo aver sottovalutato troppo i rivali partenopei che nelle ultime gare, nelle ultime 20 gare avevano fatto sempre male. Fatto sta che la Juventus perde una partita che ci sta a perdere, ma non in quel modo, ma non senza lasciare il cuore sul marciapiede prima di abbandonare la strada. Il Napoli vince, va a 12esimo, ma la Juventus che resta prima adesso si vede l'Inter a meno 3 e la Lazio, vero, a meno 5, ma un possibile meno 2 con la squadra che è biancazzurra che dovrà recuperare una gara. E allora in questo momento la Juventus, forse questa sconfitta, in questo modo soprattutto, anche per il morale, se la poteva risparmiare. Voto 4 al quinto pari dell'Inter nelle ultime 7. Ok, adesso andiamo un po' più duri. Perché l'Inter, che comunque accorcia sulla Juventus, pareggia in casa contro il Cagliari. E non è un dato sbagliato, ci mancherebbe altro. Ma il 4 che diamo all'Inter è il 4 che si becca anche un Lautaro Martinez che fa una cazzata. Perché tu puoi essere nervoso quanto ti pare, ma con quel rosso e anche altri insieme a lui rischiano, rischi adesso di saltarti sia il derby tra due settimane, ma anche, e dico anche, la partita contro la Lazio nello scontro diretto del 16 febbraio. Ecco, allora, Lautaro Martinez probabilmente doveva risparmiare tutto quello che ha fatto e quell'agguato all'arbitro. Potresti aver ragione? Sì, potresti aver ragione, ma sei un professionista e te lo risparmi. L'Inter, per quanto riguarda la partita, ha avuto molta sfortuna, e ve lo dico da romanista, quindi insomma, pensate voi, ha avuto molta sfortuna, però comunque è il quinto pareggio nelle ultime 7 e non credo che i tifosi nerazzurri possano essere contenti. Voto 5 alla Fiorentina sconclusionata.
Ma quando è che questa Fiorentina diventa grande? Perché io proprio non riesco a capirlo. Aveva vinto settimana scorsa 0-2 al San Paolo, pazzesco. Aveva quindi dato continuità alla vittoria casalinga contro la Spal per 1-0. A fatica, è vero, ma comunque era una vittoria. Prima ancora aveva pareggiato a Bologna 1-1, senza però dimenticare nel mezzo la vittoria in Coppa Italia, che aveva visto la squadra gigliata eliminare dalla competizione i finalisti dell'Atalanta. Insomma, era una Fiorentina che finalmente aveva preso a correre. Questa settimana fa il quarto risultato di consecutivo. Ma in casa, contro un Genoa che addirittura sbaglia il calcio di rigore, suona quasi come una mezza sconfitta, perché il Genoa è in questo momento ultimo in classifica a pari merito e la Fiorentina assolutamente allo stadio Artemio Franchi avrebbe dovuto vincere. Ecco, penso che siano più due punti persi che uno acquistato. Voto 6 al Milan, che soffre, non convince, ma sta 4 di fila e adesso vola. Perché si può dire ciò che si vuole, davvero ragazzi, ma questo Milan ha vinto 4 partite di fila, 3 in campionato e una in Coppa Italia. Passa ai quarti di finale della Coppa Italia e poi ha battuto 0-2 il Cagliari alla Sardegna Arena, dove non è mai scontato vincere. Ha battuto 3-2 l'Udinese, faticando enormemente, ribaltandola con Rebic, ma ha vinto. E poi ancora Rebic, la vittoria al Rigamonti è una vittoria da 6 punti. 6 punti perché le altre un po' si fermano quasi tutte. Roma e Lazio pareggiano, la Juve perde, Inter e Cagliari pareggiano. E il Milan non può che essere contento. L'Atalanta vince, ma contro un Torino che comunque va recuperato. Il Milan in questo momento è sesto in classifica, ha dato altri 4 punti al Torino, però si trova solamente a meno 8 dalla Champions. Ok, forse è troppo presto per parlarne, però che cosa vogliamo dire, diavoli, in questo momento? E settimana prossima c'è Milan-Verona, la Roma andrà a Reggio Emilia e l'Atalanta in casa contro il Genoa. Sono curioso, spero di sbagliarmi. Voto 7 alla Roma vista nel derby. E voi direte, ma diamo un voto più alto alla Roma rispetto al Milan che ha vinto? Sì, probabilmente sarò di parte, ma la Roma vista nel derby è una Roma che non si vedeva da tanto tempo, è una Roma che ha spinto per 90 minuti e che non ha vinto la gara solamente per sfortuna, la stessa sfortuna che ha colpito la Lazio all'andata nel derby. Lazio che meritava di vincere il primo, la Roma meritava di vincere il secondo, alla fine nessuna delle due vince e fanno 2-1-1 che pareggiano i conti. Va detto però che la Roma vista ieri allo Stadio Olimpico è una Roma veramente, veramente concentrata. Spinazzola gioca in modo super, Santon immagazzina perfettamente lo status di romano nel derby di Roma, Smalling è ovunque, e se non fosse stata per la papera di Paolo Lopez, probabilmente la Roma avrebbe vinto, anche con la papera avrebbe meritato qualcosina in più, penso di parlare a nome di tutti. Voto 8 alla provincia, da Bologna a Parma, passando per Verona. Nessuna delle squadre definite piccole inizio anno va sottovalutata in questo campionato e ce lo dimostrano le tre della provincia che, affrontando squadre, altre tre squadre della provincia, comunque dimostrano di essere superiori. Il Bologna sta correndo come non mai e un Mihajlovic che in metà partita può guardarsela, l'altra metà non può guardarsela, comunque vince a Ferrara per 3-1. Va sotto per il rigore di Petagna, poi la pareggia con Vicari e poi finalmente Musa Barro, il nuovo acquisto che dimostra di essere giocatore fondamentale. Nel frattempo il Verona continua a macinare tutto ciò che gli capita a tiro, con Davidovic, con Pessina e con Pazzini. 3-0 assolutamente fondamentale. Il Verona settimana scorsa aveva pareggiato a Bologna e poi in casa aveva vinto ancora una volta contro il Genoa, senza dimenticare la vittoria per 0-2 a Ferrara e il pareggio, quello maturato qualche giornata prima contro il Torino per 3-3 in rimonta. Il Verona in questo momento è una delle squadre più splendide del campionato e ovviamente concludiamo con l'ultima citata, il Parma, del quale non si parla mai, ma questa settimana la vittoria contro l'Udinese è un punto esclamativo. Gagliolo e Kulusevski regalano alla squadra parmigiana l'8° posto in classifica, pari punti con il Milan e meno 8 dalla Champions. Voto 9 al Napoli. Eh sì, perché per tutto l'anno gli abbiamo dato 1-0, 2-1-0, 2-2-0, 1-1-0, 2-2-1-0, sempre votacci maledetti. E questa settimana il Napoli non si merita la perfezione, ma comunque ha vinto e lo ha fatto contro la squadra più forte d'Italia, la Juventus. È un Napoli che quando ha affrontato i campioni d'Europa le ha battuti e poi ha pareggiato. Quando ha affrontato i campioni d'Italia all'andata ha perso 4-3 dopo aver rimontato, al ritorno ha vinto 2-1. Comunque negli scontri diretti è in vantaggio, ma non serve a nulla, la Juventus è troppo lontana e il Napoli deve ricominciare a correre e lo sta facendo. Lo ha fatto ieri con una prestazione comunque molto intelligente e con una dimostrazione che il Napoli c'è.
e voto 10 all'Atalanta. Vado semplicemente a leggervi un po' di statistiche per farvi capire di che cosa sto parlando. 17esimo Ilicic, 29esimo Gosens, 46esimo Zapata, poi 53esimo Ilicic, 54esimo Ilicic, 86esimo Muriel, 88esimo Muriel. Ragazzi, quello che fa l'Atalanta allo Stadio Grande Torino è una dimostrazione di calcio. Il Torino addirittura finisce in 9, ma la maggior parte dei gol, 5, ne prende comunque in 11. L'Atalanta gioca benissimo, distrugge il Torino e dimostra di essere assolutamente alla portata per questa Champions League. La Champions League dista ancora un punto in questo momento. Il punto lo tiene la Roma, ma l'Atalanta comunque sta correndo come se non ci fosse un domani. 57 gol fatti, addirittura 10 in più della seconda, che ne ha fatti 47 la Lazio, e la difesa non è assolutamente tra le peggiori, 28 gol presi. Di meglio solo 4-5 squadre. Questa Atalanta può sognare veramente.